scientifico, non soltanto noi abbiamo cervelli in fuga. Il Nobel per la fisica 2016 va a tre ricercatori britannici che insegnano e vivono negli Stati Uniti. David Tulles, Duncan Haldane e Michael Kosterlitz vincono per le scoperte teoriche delle transizioni di fase topologica e degli stati topologici della materia. Detta con le parole dell'annuncio di questa mattina dell'Accademia delle Scienze svedese, è dura da capire. In realtà la materia ha degli stati fisici strani, esotici, detta meglio, e aver scoperto e indagato questo mondo ha avuto ricadute concrete importanti per la nostra vita. Silvia Rosa Brusili. La chiamano materia esotica, non per niente. Esotico è ciò che è strano, lontano, sconosciuto, un mondo prima ignoto di cui i tre premiati hanno aperto le porte. Un Nobel che mette insieme in un colpo solo la ricerca di base ai livelli più estremi e teorici e quella applicata, perché dalle ricerche dei vincitori verrà certamente una cascata inarrestabile di applicazioni pratiche, dalla scienza dei materiali all'elettronica e già il passaggio dalla teoria alla pratica è iniziato. David Tulles dell'Università di Washington e Michael Kosterlitz della Brown University e Duncan Haldane di Princeton hanno usato metodi matematici per rivelare che la materia può manifestarsi in fasi o stati inusuali. Ad esempio, hanno dimostrato che la superconduttività, speciale conduttività elettrica, può venire anche a bassissime temperature, ma non solo, hanno anche spiegato la fase di transizione durante la quale la materia perde questa magica proprietà quando la temperatura della materia stessa si alza. Il campo di ricerca in cui i tre sono maestri si chiama topologia, la branca della matematica che descrive cambiamenti di stato discontinui che avvengono, diciamo, a salti. Grazie a loro ora conosciamo i segreti di fasi inusuali, come i superconduttori, appunto, i superfluidi o i sottilissimi film magnetici. La fisica che comanda la struttura atomica del nucleo nelle bassissime temperature correla tanti strati bidimensionali ed ecco che si verificano gli effetti della superconduttività e fluidità che travalicano la fisica classica. Siamo nel campo della quantistica ed è il lavoro dei tre vincitori che ha aperto la via ai computer quantici che cambieranno l'impostazione del calcolo e spingeranno elettronica e informatica a velocità e potenza inimmaginabili. Per finire, una riflessione. Tulles, Haldane e Kosterlitz sono un classico caso di fuga dei cervelli. Tutti e tre inglesi, ma ad attrarli è stata l'America. E adesso gli Stati Uniti hanno tre Nobel in più. E delusione all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma anche tanto fair play. In molti si aspettavano un Nobel per le scoperte sulle onde gravitazionali annunciate pochi mesi fa e per il lavoro dei ricercatori italiani che hanno confermato le teorie di Einstein. I Nobel scientifici spesso hanno riguardato degli studi collaudati come a voler essere molto sicuri del loro valore. Ma come ci sono rimasti gli italiani? Laura De Donato. Ma più che delusione, diciamo, ci si aspettava che questo riconoscimento arrivasse subito, ma probabilmente rispettando i tempi del Nobel dovrà arrivare tra un anno, perché la dichiarazione, la presentazione dei risultati è stata fatta a febbraio, per cui diciamo i tempi sono abbastanza stretti e sarebbe stato abbastanza inconsueto. Però l'eccezionalità della situazione, tutto sommato, forse permetteva un rilassamento delle regole del Nobel. Ma comunque siamo confidenti che l'anno prossimo se ne riparli molto seriamente.